Adesso tu ci dirai alcuni concetti proprio in relazione a quello che ho detto io, cioè in funzione di questa, è quello che noi vogliamo che i nostri amici prendano atto, che nell'Ottocento nascono tutti i movimenti economici, politici, finanziari, ideologici, culturali, religiosi che hanno dato vita ai 2 secoli seguenti, Aspetta. compreso la nascita e lo sviluppo della categoria dei truffatori, degli speculatori, degli assassini e dei controllori della geopolitica mondiale. Volevo subito mostrare, per intenderci, un disegno, una caricatura. Stai registrando, Giorgio? Sì. Che Sì. riprende Wall Street, i robber barons, cioè i capitalisti plutocratici, chiamiamoli così, di allora, e Karl Marx, Esattamente. un loro stipendiato. Esattamente. Stipendiato Benissimo. per scrivere che cosa? Il Capitale e il Manifesto del Comunismo. Esattamente. Per fare in modo che si acquistasse quella grande popolarità, nel senso che era diretto al beneficio dei lavoratori di tutto il mondo, alla classe degli operai, però avrebbe fatto il comodo e gli interessi di questa elite finanziaria. Elite Esattamente. finanziaria in quale modo? Facendo in maniera di evitare che ci fossero troppi concorrenti sulla piazza. Non Esattamente. solo nel campo in cui operava questo capitalismo finanziario, poi diventato oligopolistico o monopolistico, ma soprattutto nel campo delle forniture di energia. Questa è stata la prima cosa, cioè la Unione Sovietica e il comunismo avrebbero eliminato Era la troppo ricca l'Unione concorrenza Sovietica, la Russia, per lasciarla nelle mani degli zar. Eliminato la concorrenza. Parliamo poi di quell'altro Esattamente. socialismo che era venuto a crearsi, dal quale si era ispirato forse Giorgio Sorel, che era un socialismo nazionalista che puntava alla nazione, non era quindi un socialismo reale internazionale, perché cosa mirava? Cosa Internazionalista. internazionalista? A cosa mirava appunto? Preludio alla globalizzazione. Preludio alla globalizzazione, certo, ecco doveva sfociare la vittoria del proletariato, che sarebbe stata una sconfitta del proletariato, nella mondializzazione. Vorrei ricordare, a proposito di Mazzini, un libro che è stato pubblicato recentemente da uno studioso di Mazzini, che si chiama Salvo Mastellone, Beh, di recente, quello è un grande studioso, professore universitario, pubblicato di che pure recente. sì. Su uno scritto apparso su un giornale di Londra, uno scritto di Mazzini quando Mazzini era esule a Londra, che è scritto proprio in inglese, fu scritto da Mazzini in inglese e qui è stato ritradotto in Mazzini and the Marx, Thoughts upon Democracy in Europe, cioè i pensieri sulla democrazia in Europa. La E sarà tradotto democrazia anche in italiano, è stato tradotto anche in italiano e speriamo, no, qui pare di no eh? perché è Sì, del io ce l'ho, 2012. il libro ce l'ho. Ah, ce l'hai? Sì. Ecco. È stato riproposto naturalmente con le note di questo Salvo Mastellone, pubblicato È un professore universitario. a Londra dalla Prager, Westport Connect a Londra, 290 pagine, e dice una cosa importantissima: la democrazia come governo sociale. Ecco il pensiero di Mazzini. La democrazia è governo sociale, non è democrazia, non si limita alla rappresentatività. Anzi, la rappresentanza è un falso, La perché rappresentatività è un falso, andrai sempre a seguendo, eleggere dei comitati d'affari. ecco, esatto, perché c'è un'altra posizione che assumono questi comitati d'affari, il fatto che per poter essere eletti bisogna pagare le campagne elettorali, ed è il sistema, il metodo adottato dagli Stati Uniti d'America. Guardate i miliardi di dollari che spendono per fare le campagne elettorali, per Quindi eleggere un o sei ricco o non presidente puoi fare la che campagna faccia il elettorale. comodo e che quindi esegua gli ordini una volta eletto delle banche internazionali, che sono quelle che finanziano, e delle grandi corporation, che sono tutte di una particolare etnia. Mi dispiace, devo doverlo dire. So che c'è qualcuno che potrebbe opporsi a questo. Chi Io se ne ho frega? molti amici ebrei, però anche molti di questi amici ebrei si Sanno oppongono al perfettamente. sionismo.
consiglierei abbiamo un libro eccezionale di leggere questo libro inglese. Che in inglese è scritto di recente da Diana Spingola, una guardate le facce, guardate le facce. Ecco, questo libro eccole è qui, intitolato Wilson. The Ruling Elite, The Zionist Seizure of World Power, la elite che governa il mondo e la presa da parte del potere sionista di tutto il potere mondiale. Eccoli qua, sono qui. Oh, questo è un libro in inglese, non un libro scritto in italiano. È eh? Molto interessante. Allora, Wilson, Churchill e vedi qua, Lenin. Vedi, stanno tutti qui. Tutti compari della tutti stessa barca. Compari, tutti compari, come dice giustamente. Abbiamo anche Woodrow Wilson, certo, qui, infatti, la prima guerra mondiale. Come dice giustamente il nostro amico Marco Saba, dice: se voi volete vedere se una rivoluzione è autentica, vedete subito in una maniera molto semplice. Se questa rivoluzione nazionalista alla banca centrale è una rivoluzione autentica, se no sono false rivoluzioni, ed è verissimo. Dietro all'operato di questa ruling elite, già citato prima, ci sarebbe, come spiegano in questi capitoli, sia la prima guerra mondiale, the revolution, the world war one, e la seconda guerra mondiale, e tutto quel sistema geopolitico che si è poi affermato in Europa e nel mondo dopo la seconda guerra mondiale, per arrivare ai nostri giorni e capire da dove esce fuori la crisi. Consiglierei anche una lettura di un altro, l'ho già citato altre volte, che si chiama Le Finanze qui nel mondo, scritto da Henri Coston, il quale parla anche del modo di operare di questi finanzieri, di questi plutocratici capitalisti, i quali ormai ho ottenuto un potere smisurato. Non è che utilizzano i propri capitali nella loro attività sui mercati finanziari, ma utilizzano i soldi degli altri. Ecco come si consolida questo potere. Così risponde, come hanno fatto i pirati delle che hanno sfruttato le ferrovie. Esatto, le ferrovie risponde sempre a questo principio basilare. Dell'Ottocento. Rispondono sempre, seguono sempre questo metodo, che corrisponde a questo principio basilare. La privatizzazione dei profitti e la socializzazione delle perdite. Ecco che cosa vuol dire Unione Sovietica, l'abbiamo capito. Non so, ma cosa voleva dire anche la Fiat? Non a caso la Fiat a un certo punto, per uno strano passaggio di eredità, è stata data completamente in mano, per un banale, no, effetto, come dire, di alcova, perché dopo è finito tutto, no? È stata data una mano ai loro signori. Ma io inviterei anche a riflettere su quello che è stato il crollo dell'Unione Sovietica, perché la gente non deve pensare, no, è finita, non c'era più nessuna necessità, no, è finita proprio la funzione dell'Unione Sovietica. Esattamente. Perché l'Unione Sovietica non è che sia crollata in sé per sé, non aveva più una funzione che fosse a beneficio di questa elite di potere, ma è stata poi suddivisa perché sono cambiati i tempi ed evidentemente sono cambiate anche le esigenze, nell'ottica di quella costruzione del nuovo ordine mondiale o di quel mondialismo, chiamato come lo volete, che ha come perno di tutto il sistema il radicale controllo della politica monetaria di tutti i paesi del mondo. Tanto è vero che vorrei ricordare a questo proposito l'attenzione che è fondamentale. Non viene tanto sottolineato nei libri di storia, ma vi è stata nel 1933, nel giugno del 1933, vi è stato, anno fatidico perché si vede appunto l'inizio della presidenza dell'amministrazione Roosevelt in America e l'inizio del gennaio della salita al potere di Adolf Hitler, quindi del nazismo. Ma c'è una conferenza mondiale economica che si tiene a Londra nel giugno del 1933, e alla quale partecipano i rappresentanti di circa 70 paesi, personaggi di spicco. Fra questi, di tutti i paesi che all'epoca contavano. Questi paesi, in primis gli Stati Uniti d'America, rappresentati da un personaggio importantissimo, anche lui di origine ebraica, Cordell Hull, segretario di Stato, e non quindi dal presidente Roosevelt, il quale intendeva stabilire che cosa? Che tutta, soprattutto la piazza europea, tutti i paesi si sottoponessero
ad una radicale trasformazione dei propri sistemi, cioè togliere completamente le tariffe, poi annullare tutte quelle che Le sarebbero tariffe state doganali. le tariffe adeguali, poi Perché? Che cosa a chi avrebbero favorito? gli Stati Uniti d'America. Esatto. Quindi eliminare tutti i vari meccanismi che compromettevano una più lineare situazione dei cambi, quindi le restrizioni relative ai cambi, e poi naturalmente aprirsi a quello che era un sistema imposto dall'America, secondo i criteri dell'America, i quali avrebbero da quel momento in poi effettuato lo sganciamento dal gold standard e preferito invece un altro sistema che era legato allora al silver. Difatti la legge di Roosevelt, l'act di Roosevelt in quel senso, è chiamato appunto il Gold Standard Act o qualcosa del genere. E cosa che evidentemente non poteva andare d'accordo con gran parte dei paesi dell'Europa, soprattutto con la Germania, che era reduce dall'esperienza della Repubblica di Weimar, la quale aveva visto appunto la presenza di vari predatori, dei speculatori americani, proprio come predatori del proprio Un patrimonio, vero e proprio predatore, del proprio patrimonio con quello pubblico, spirito che abbiamo patrimonio letto, che abbiamo pubblico fatto tedesco. vedere, lo E spirito è lo quindi stesso. da questo poi, quindi è importantissima questa conferenza che si tiene a Londra, e quello che sarà poi il risultato di un successo, perché gli Stati Uniti non faranno altro che constatare che da parte dell'Europa non c'è questa predisposizione ad adeguarsi al sistema imposto dagli Stati Uniti, perché ognuno vuole seguire una propria politica nazionalista e quindi sviluppare un proprio sistema autonomo e C'è stato anche un autarchico. tentativo recente dell'Europa di Vorrei anche sganciarsi fare dalle vedere strategie il mondialiste degli Stati titolo di Uniti. questo articolo scritto nel Sì. 1933 nel Literary Digest, e che si riferisce appunto alla conferenza mondiale di Londra. Vedete, qua c'è Franklin Delano Roosevelt, qui c'è il presidente Ramsay MacDonald, Ramsay MacDonald con il francese, e il titolo di questo articolo alla conferenza di Londra, dato nel 1933, The White House Plannings for a New World War, la Casa Bianca che si prepara per una nuova guerra mondiale. La dice lunga. Quindi Più chiaro di così. la guerra mondiale, la seconda Più guerra chiaro di mondiale, così. sarebbe stata pianificata proprio all'indomani della conferenza mondiale economica di Londra. Ecco. Allora, se tu mi permetti, io finisco leggendo un pezzetto, poi dopo il discorso lo riprendiamo. Quello che a noi interessa a questo punto sottolineare, fermo restando che esiste questa opera fondamentale che è stata pubblicata Dovere anche. dell'uomo, come no, certo. Importantissimo Questa questo. è la pubblicazione della Camera dei Deputati, Sì, Parlamento la italiano. Camera dei Deputati, sì. Sì. È Lo importantissimo. leggeremo un'altra volta. Quello che a noi oggi interessa è far vedere come Mazzini aveva capito perfettamente lo spirito del comunismo, cioè lo spirito del marxismo. Infatti lo definiva dittatura. Tant'è vero che i post-marxisti, questi cialtroni che hanno vinto le elezioni, hanno Non è creduto di nemmeno il vincere caso le di elezioni chiamarli italiane. post-marxisti, Insomma, come nemmeno chiamarli comunisti, ormai non hanno più attributi da cioè, aggiungersi, ecco, tutto lì. appunto, nemmeno gli attributi fisici, Beh, insomma, quelli là. oltretutto, cioè, visto chi sono, visto con chi si sono alleati. Cosa scrive Mazzini? Ma questo lo scriveva nei 40, non nel 1940, nel 1840. 1840, sì. Il comunismo nega società e individuo ad un tempo e li nega nei loro elementi vitali, libertà, progresso, sviluppo morale della creatura. Tentennando tra il sansimonismo e il furierismo, il comunismo rapisce al primo le sue tendenze tirannichee la sua violazione inevitabile della libertà individuale. Al secondo, la legge di soddisfacimento delle inclinazioni limitata invano ai bisogni, da che ogni inclinazione fortemente sentita costituisce un bisogno reale. Supera l'uno e l'altro in assoluto disprezzo di ogni passato,
di ogni storica tradizione, di ogni manifestazione della vita anteriore dell'umanità. Che significa? Significa che quando oggi abbiamo un PD che sostiene il matrimonio degli omosessuali, è nella linea che Mazzini aveva già detto essere la linea intrinseca di questo comunismo, che va a cercare di soddisfare dei bisogni elementari, no? Dei bisogni animali, elementari, gli animali non sono così sporchi come gli uomini, ma vabbè, dei bisogni di questo tipo, proprio perché devono negare i bisogni fondamentali, quelli superiori, le esigenze superiori. Questa è la cosa importante. Sì, sì, importantissimo questo passaggio. E poi leggiamo un altro pezzettino di tanti che ci possono essere. Questo però è ugualmente tra tante cose che potrebbero dire di questo libro. Il comunismo ha più sette, ma stando sulle generali, due sono i sistemi. Allora, il comunismo ha più sette, è vero, lo sappiamo. Le sette che convergono in questo comunismo sono molteplici. Un governo proprietario, possessore, distributore di quanto esiste, terre, capitali, strumenti di lavoro, prodotti. Ogni individuo ha stretto a uno o a un altro lavoro per un certo numero d'ore e ricevendo in compenso sia tutto ciò che i suoi bisogni, quali essi siano, invocano, sia giusta l'altro sistema, una parte dei prodotti del lavoro comune uguale a quella dei suoi compagni. E questa è la essenza della teoria comunistica. Il resto spetta ai particolari. Cosa significa? Significa che la teoria comunistica dà al cittadino, cioè al sottoposto, allo schiavo del sistema bolscevico,